Un anniversario nel segno dell'Europa ha omaggiato i 76 anni dall'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema e le oltre 560 vittime innocenti. Sul sagrato della chiesa del piccolo borgo dell'Alta Versilia, accanto alle più alte istituzioni locali e regionali, con labari arrivati anche da fuori Toscana, c'era il ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola. Una cerimonia toccante e profonda, celebrata dall'arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, su quella piazza dove si consumò uno dei crimini di guerra più terribili di sempre. Questo è il giorno di lutto. Io ero Ebecore e quando sono tornato trovo tutto fatto. Tutti morti. Credetemi, non ho patito fame, però le tribolazioni sono state tante. Noi eravamo al muro, 5 sorelle, io ferita sul... Anna, 7 ballottole come gli ho detto. Io l'avevo presa sul naso, la mia sorella di 10 anni dietro la testa, quella di 16 spezzata che poi è morta. Senza la mamma e poi a pochi metri, quanto è di qui all'angolo di quella casa lì, nemmeno doverci vivere la gioventù è stata bruttissima. L'Unione Europea trova origine qui, ha detto il ministro Amendola, che dal monumento ossario ha tenuto l'orazione ufficiale, richiamando la risposta delle istituzioni europee all'attuale crisi sanitaria e sociale scatenata dalla pandemia. Tre mesi l'Europa ha fatto cose che non si vedevano da anni, ha scelto di unirsi, mettere insieme risorse, avere dei programmi che uniscano la lotta alla recessione economica che tutti i paesi stiamo facendo. Credo che l'Europa doveva dare dei segnali e li ha dati ed è un segnale positivo non solo per le istituzioni europee, ma proprio perché di fronte ai rischi della globalizzazione, ai rischi come quelli delle pandemie, come quelli dei conflitti, un'unione, un'alleanza come quella che abbiamo è la risposta più forte. Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, nel suo intervento si è scagliato contro il riemergere dei valori del fascismo, rilanciando la raccolta firme per una proposta di legge contro la propaganda di stampa fascista, specie sui social. Ciò che è scritto oggi nelle leggi sembra che non serva a niente, perché è un proliferarsi di simboli fascisti, ci sono manifestazioni fasciste, queste persone non vengono punite. Io credo che il fascismo è un'ideologia criminale, la Costituzione lo afferma e lo conferma e credo che serva una legge precisa che chi fa uso di queste forme di rievocazione del fascismo, che è un'ideologia criminale, che venga punito.